Buonasera, buonasera amici telespettatori e benvenuti in questo speciale Linea Diretta con i tifosi, speciale perché ovviamente insieme a voi cercheremo di vivere tutta questa vigilia, quindi questa attesa di Champions. Domani sera attendiamo siamo in casa con il Marsiglia. Oggi, come ogni lunedì, poi qui oramai insomma voi lo conoscete, è consueto l'avvocato Tommaso Mandato, procuratore sportivo. Buonasera Tommaso. Buonasera, buonasera a te Anna e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Ovviamente Tommaso, vivremo insieme a tutti i nostri telespettatori questa vigilia di Champions, questa vigilia appunto di Marsiglia-Napoli, e ovviamente i nostri moschettieri capitanati da Angelo Pompameo non potevano che non essere lì a Marsiglia, e quindi ci colleghiamo prima di aprire il dibattito proprio a Marsiglia. Quando mamma te l'ha fatta, quando mamma te l'ha fatta, vuoi sapere come facette, vuoi sapere come facette, per passarsi carne bella, per passarsi carne bella, tutte quelle che mi ha detto, tutte quelle che mi ha detto. Scendo rosa incappucciata, rinda marto una mescata, latte rosa e latte ci facette un po' poco. Non c'è bisogno di singere, pane divina con c'è. Come da fatto mamma, da ossaccia meglio te. E per far sta bocca bella, e per far sta bocca bella, vuoi sapere come facete, vuoi sapere come facete. Cosa pensi a cosa bella, per far sta bocca bella, tutto quello che mi ha detto, tutto quello che mi ha detto. E non panare chinichino, tutto fragole e sardine, latte rosa e latte ci facete un po' forte. Non c'è bisogno di zingare, panti vina con c'è, come da fatto mamma da ossaccia belle. Per farsi trezze d'oro, e per farsi trezze d'oro, mamma tua sa per sondette, mamma tua sa per sondette, vuoi sapere come facette, vuoi sapere come facette. Mo te dico tutte cose, mo te dico tutte cose, e una miniera sana sana, tutta fatta a filigrana. Se volesse questi trezze che pagano questa prezza, non c'è bisogno di singere, panti fino a concè, come da fatto mamma da ossaggio per te. Non c'è bisogno di singere, panti fino a concè, come da fatto mamma da ossaggio per te. Da Marsiglia, dal ristorante I Sapori del Vesuvio. Carlo, buonasera anche a te. Buonasera, buonasera a tutti, veramente un'apertura emozionante. Pensate un po', non siamo a Napoli, non siamo ai quartieri spagnoli, non siamo alla sanità, ma siamo a Marsiglia, nel sud della Francia, dove batte forte un cuore azzurro, un cuore napoletano. E batte un cuore napoletano anche nei proprietari, che ringraziamo, si sono messi veramente a disposizione, così come la nostra equip tecnica che ha lavorato in un modo straordinario in tempi rapidissimi e ultra rapidi. Bisogna fare i complimenti al duo Tavolino e De Gregorio, che hanno impiantato tutto in pochi minuti perché c'era stato un incidente. La particolarità di questo locale, pensate un po', si chiama I Sapori del Vesuvio. Io non mi azzardo a darvi la traduzione in francese perché altrimenti qua, mi rifiuto. Chiediamo come si dice, come si dice bene? Les saveurs de Vesuve. Les saveurs de Vesuve. E così sta su internet. Sì, ma la cosa bella dei Sapori del Vesuvio è un'altra. In un momento dove il Vesuvio viene evocato da tifoserie del nord Italia contro i tifosi del Napoli, qui invece, che siamo al sud della Francia, parte un messaggio di grande civiltà, di grande sportività, al quale tutti quanti noi dobbiamo solo dire una parola: grazie. Bravo.
Hai detto bene Carlo, hai detto bene. Naturalmente noi stasera vi faremo vedere subito le immagini dell'allenamento. Anzi, io direi, se siamo così pronti, lanciamole subito queste immagini dell'allenamento. Allora, facciamole vedere, perché da questo allenamento si può capire tantissimo, tantissimo. Perché l'argomento del giorno, è inutile che stiamo qua a girare, poi dopo ne parleremo anche con gli amici qui del locale. L'argomento del giorno è Gonzalo Higuaín. Ce la fa, non ce la ne fa, parleremo. Gioca, non gioca, è un giallo, è un mistero. Guardate, intanto questo è il velodrome, un cantiere a cielo aperto. Io non so come fa la UEFA a dare l'autorizzazione a poter giocare in questo campo, perché ripeto, ci sono operai al lavoro, ci sono gru al lavoro, c'è terriccio sparso ovunque, c'è brecciolino sparso ovunque. Secondo me non ci sono i requisiti minimi per garantire l'incomodità. Però ha fatto delle immagini del più belle, ha fatto le immagini bellissime. Questo è quando il Napoli è arrivato oggi nel tardo pomeriggio per l'allenamento. Dicevo, da questo allenamento si è capito una cosa, almeno per quanto mi riguarda. È una sensazione personale che voglio trasmettere a chi ci segue da casa e anche agli amici qui di Marsiglia. Secondo me Gonzalo Higuaín scenderà in campo dal primo minuto. Sì. Dico questo perché l'ho visto tirato a lucido, carico, e durante la partitina, che poi i ragazzi di Benitez hanno sostenuto, lui aveva la casacchina arancione, lui ha corso più degli altri, si è impegnato più degli altri, ha testato, ecco, più di un allenamento di rifinitura. A me è sembrato un test. E questo test, dal mio punto di vista, non sono un medico ma mi voglio sbilanciare, ha dato esito positivo. Domani sera alle 20:45 Gonzalo Higuaín comanderà l'attacco del Napoli. Ecco, Carlo, vogliamo, perché noi sai facciamo anche i giornalisti, oltre a essere appassionati, telecronisti e quant'altro, facciamo anche i giornalisti, siamo arrivati un po' prima allo stadio, no? Sì. Prima del solito. Ci siamo anticipati con l'orario, di un'oretta abbondante. In quell'oretta, a un certo punto, raccontiamolo. Di che cosa ci siamo imbattuti? Sì, c'è un particolare ci siamo curioso. Battuti. C'è un particolare curioso. Noi, a noi, chi si è teniamo conto che la conferenza stampa di Benitez era prevista alle 18:30. E l'allenamento alle 19. Noi invece alle 17 stavamo già lì. Eravamo lì. Improvvisamente chi si è materializzato davanti a noi? Si è materializzato Gonzalo Higuaín, era lui solo in compagnia di Guido Baldari, il capo dell'ufficio stampa del Calcio Napoli, di Paolo. Che è arrivato Sirato. Da solo? È arrivato da solo. E sai, noi comunque siamo rimasti un po' sorpresi. E lui però aveva, diciamo, aveva anche un bel sorriso, ci siamo quasi incontrati. Tutto bene, tutto bene. E lui ha accennato un sorriso, non ha risposto, per amore della verità. Però ecco, ci è sembrato strano che Higuaín da solo un'ora prima dell'evento già fosse lì presente. Forse andrà a provare qualcosa. Evidentemente, secondo me, ha iniziato il test prima dei compagni. Infatti ho visto che qualcuno è un po' sbiancato quando ci ha visto. Ma sì, è sbiancato. Guido Baldari ha avuto il coraggio di dire solo buonasera ragazzi. L'ha detto. Però noi abbiamo visto, ecco, questo vedi, questo già si vede Higuaín. Questo è tutto il riscaldamento quando prima è arrivata la squadra. Esattamente. Però secondo me ci deve essere stato un pre. Questo riscaldamento qui è stato effettuato durante poi la conferenza stampa tenuta da Benitez, che era in sala stampa alle spalle, insomma, del terreno di gioco. E lo stadio logisticamente è sistemato molto ma molto male, perché però bisogna dire le cose come stanno. In Francia si giocheranno gli europei del 2016, il velodromo, un impianto ormai vecchio ma storico di Marsiglia e più in generale del calcio francese, è stato scelto come sede, come già fu sede anche dei mondiali. Ricordiamo, anche l'Italia giocò al velodrome vincendo una partita con la Norvegia 1-0, gol di Bobovieri. Dicevo, è stato scelto come una delle sedi dei prossimi europei che si terranno in Francia, e quindi stanno effettuando questi lavori di ristrutturazione. L'impianto, a guardarlo dall'esterno, è bello, sì, perché è molto è aerodinamico, c'ha una forma strana, però vedete, questa è la parte, diciamo, per dare un'idea, questi sarebbero i distinti, ecco, sì, il settore dei distinti, dove non si capisce perché vicino a queste scalee, che sono ovviamente le tribune, e poi ci sono questi apparati strani. Qualcuno mi ha detto no, lì verranno costruiti skybox, ristoranti, cinema, teatri, parcheggi, insomma un po' di tutto. Questa è un po' l'idea di De Laurentiis, creare uno stadio che non sia solo uno stadio per il calcio ma un punto di grande aggregazione. Detto questo, voglio anche aggiungere che Marsiglia, della quale abbiamo discusso durante le scorse settimane sulle similitudini tra Marsiglia e Napoli, la vedo molto più ordinata di Napoli, sì, pulita. Molto più pulita di Napoli. E io non so se hai problemi di Napoli, però devo aggiungere che ovunque andiamo in Europa, ahimè, mi costa tanto dirlo, è una pugnalata al cuore, ma vedo città che sotto il punto di vista dell'organizzazione ci danno i punti.
Guardiamo, ecco, i stiamo guardando, guardiamo i Guain, che è meglio, perché altrimenti abbiamo un'altra pagina. Anche perché io vi ricordo che c'è la possibilità di telefonarci qui in diretta a Marsiglia, naturalmente i costi sono al nostro carico dal confine in poi, quindi dillo, come se fosse una telefonata normale, esatto, di un cellulare normale. Potete chiamarci al telefono e potete mandarci anche gli sms a noi e anche ad Anna Di Chiara. Io allora su questo. Guardate i Guain, ecco. Questo è un semplice riscaldamento, il torello, semplice torello, però anche da un semplice torello si valuta la condizione fisica di un calciatore. Poi dopo addirittura ha fatto la partitina, vi assicuro, sulla partitina è stato proprio travolgente. Io ti ripeto, non voglio sbagliarmi, ma posso sbagliarmi, ma io credo che Gonzalo domani sera sarà in campo. Ecco, allora io vi do anche la scaletta di un po' di quello che accadrà stasera, sentiremo anche i nostri amici qui. Ma però abbiamo dimenticato una cosa, Angela, abbiamo fatto una brutta figura. I nomi. Gianni e Alen. Gianni e Alen, un applauso per loro, eccoli qua. Eccoli qua, Gianni Alen, un applauso. Allora vi dicevo, poi c'è anche un altro amico della politica, dopo ne parleremo con lui, però voglio darvi la scaletta che riguarda anche Diego Armando Maradona. Ci sono delle dichiarazioni di Maradona che abbiamo tratto, tra cui quelle di cui parla del capitano Bruscolotti, e ne parleremo. E poi vi daremo Benitez in conferenza stampa con l'ultimissimo Cigi Higuain, anche due domande tue, sentiremo e cercheremo di capire anche la questione Cannavaro. Si è parlato anche di Cannavaro, esatto. Naturalmente Benitez, il quale è una carica di simpatia, no, fa sempre riferimento al cuscino, Angelo. Anche questa sera ha detto che si consulterà col suo cuscino, il Napoli all'hotel Radisson, quindi immagino un 5 stelle lusso, saranno dei cuscini straordinari, certo. E allora credo che questo cuscino porterà un buon consiglio, anzi questo è il nostro auspicio, che porti un buon consiglio a Rafa Benitez. A proposito di cuscini, Carlo, nel mio albergo sono dei salsicciotti, i cuscini francesi, però stavo uscendo pazzi, invece mi hai detto apri il frigorifero, non c'è il frigorifero, ci sono i cuscini, e infatti abbiamo trovato i cuscini italiani, perché qui usano questo salsicciotto al quale non siamo abituati. No, io l'ho girato in tre parti, l'ho fatto. No, il salsicciotto magari lo lasciamo agli amici di Marsiglia, nessuno ci vuole male. Esattamente. Allora c'è una telefonata, vediamo subito, poi diamo la linea a Napoli. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Gianluca da Scafati. Gianluca da Scafati, ciao. Sì, volevo fare la prima cosa i complimenti al ristorante I Sapori del Vesuvio, ai proprietari e a tutti gli amici che vi hanno ospitato. Che ti rispondo con un applauso da qui. Ecco l'applauso per te. E a tutti i napoletani che stanno a Marsiglia, perché volevo dire io domani, io ci credo per la partita di domani, perché volevo fare solo una questa considerazione. Sì. Io ci credo per la partita di domani, perché il Napoli l'ho visto giocare bene pure a Roma. E poi volevo dire, per quanto riguarda il caso Higuain che si sta facendo, ma Higuain, se adesso è ritenuto che sta bene, ma io credo che anche contro la Roma lui poteva giocare dall'inizio, perché con Higuain in campo vedevamo tutto un altro Napoli, ma non perché Pande non è un giocatore, un bravo giocatore, però con Higuain è un altro, perché lui è un giocatore che dà fastidio in area di rigore. Va bene. Quindi lui li mantiene i giocatori. Grazie. Grazie del tuo intervento. Buonasera, sono un tifoso, posso dire che Cannavaro abbia bisogno di cambiare area, ci sarà qualche attrito tra Benitez e Cannavaro ed il popolo, tra Benitez e Cannavaro ed il popolo, rispetto a questa cosa si presume che Cannavaro non sia giocato bene. Pandev non si mangiava quel gol, e insomma, tutte polemiche. Non dobbiamo avere paura, però ci dice. No, poi dopo... Il Napoli rispetta tutti, rispetta l'avversario di domani, perché l'Olympique Marsiglia non a caso comunque gioca in Champions League, quindi sicuramente l'ha guadagnata col sudore della fronte questa qualificazione. Chi gioca in Champions non ci gioca mai per caso. Il Napoli rispetta l'Olympique Marsiglia, ma non può avere paura dell'Olympique Marsiglia. Allora, vado a Napoli perché c'è una domanda per Tommaso. Angelo, chiedi a Tommaso, due esterni per il Napoli per gennaio, Masiello del Torino e Morganello del Palermo costano poco e sono veloci, che ne pensate a Napoli? Ma non sono da Napoli. Vai Tommaso, domanda per te. Innanzitutto vi saluto a entrambi, so che se non vedete l'ora poi chiaramente di andare a assaporare quelle che sono le delizie del ristorante francese. Vabbè. Fai questo ovviamente per l'amico Angelo. Sì, però no, scusa, se Ivan può inquadrare questo ben di Dio che c'è alla mia sinistra, ecco, perché guardate, ragazzi, fateci vedere, dai. Sì, sono veramente i sapori del Vesuvio. Poi facciamo
E allora mi sembra un dubbio, e quanto di meglio, insomma. Allora, no, secondo te, no, noi con questo poco di Dio alla nostra sinistra. No, mi sembra. Che possiamo fare, secondo voi? No, chiedo semplicemente. Diteci voi che naturalmente... cosa dobbiamo fare. Ma di che stiamo parlando? Mi sembra strano, Carlo. Tommaso, naturalmente Angelo sta parlando per sé. No, sì, no, ma a tal proposito mi sembra strano la collocazione che avete disposto. Mi aspettavo Angelo sulla sinistra, vicino al tavolo, e tu dall'altra parte, il minimo. Detto questo, rispondendo chiaramente al nostro telespettatore, ma sono dei buoni giocatori, ma non sono sicuramente da un Napoli che ha degli obiettivi ben precisi, sia in campionato che in Champions. Sono dei giocatori che sicuramente devono crescere, devono essere dei calciatori che devono ancora dimostrare di poter giocare a certi livelli. Il Napoli, soprattutto a gennaio, deve rinforzarsi, Tommaso, con delle certezze. Si fa forte il nome di D'Ambrosio. Beh sì, là siamo giocati. Buonasera a Napoli, a tutti i miei fratelli e tutta la gli amici che conosco. Di dove, di dove è, signora, lei? Di è la famiglia Capasso, a Crispano. Crispano, Crispano, Crispano. Poi sentiremo ancora altre persone, altre ospiti. Insomma, qui c'è una bella atmosfera. Marsiglia. Ma il titolare del... Allora, io voglio capire un po' com'è che si lascia Napoli e si viene a Marsiglia. Com'è nata questa... questo viaggio, come è nato? L'amore per i napoletani che sono a Marsiglia. Quanti napoletani ci sono a Marsiglia? Non lo so onestamente, ma ce ne sono, ce ne sono. Ma questo ristorante è frequentato anche da molti napoletani? Molti napoletani, sì. Tenete presente che oggi è chiuso, il locale è chiuso. Il locale è chiuso. Però è aperto per noi. È aperto per voi, è aperto per Napoli. È aperto per Napoli, per la Campania. Bellissima questa iniziativa di volerci ospitare e di voler soprattutto parlare. Lui ha un bellissimo cognome, Tommaso, si chiama Peperone. Paparone. Paparone. Paparone, Peperone. Noi venendo in macchina, lui ha detto, Carlo, chissà, Peperone, si mangia i peperoni. Che ne so io, siamo tornati e c'erano i peperoni, invece il cognome è Paparone. Paparone. Originario di? Di Napoli, di Santa Lucia. Di Santa Lucia. Ah, proprio e Santa da quanti Lucia? Anni sei a Marsiglia? Sono 20 anni. E perché sei stato a Marsiglia? Per lavoro. Marsiglia per lavoro e poi dopo. Sei rimasto. Sono rimasto. Benissimo. E allora. Ma la specialità che porti qui a Marsiglia di Napoli? È Napoli. Mozzarella di bufala. Spaghetti a vongole, fritto misto, frittura di pesce. Ragazzi, ma di che parliamo? Pancini, panzarotti. Pastiera, la pastiera a casa di ci sta tutto. No, qua non ci mangiamo. No, qua non ci mangiamo. Solo mangiare. Se invece voglio mangiare marsigliese. Non ci sta niente. Siamo digiuni. Oggi però abbiamo mangiato una bella fetta di carne. Ma non era marsigliese, era carne internazionale. La carne è buona, è buona. Sì, è buona, No, ma devo dire, devo essere sincero. Anche l'accoglienza che abbiamo avuto oggi, il giorno di vigilia di Marsiglia-Napoli, è stata un'ottima accoglienza. Ci avevano raccontato peste e corna di Marsiglia, non è così. Bisogna sfatare questi pregiudizi, bisogna sfatare questi miti, anche di Napoli, girando nel mondo sentiamo di cotte e di crude. La nostra è la città più bella del mondo, quindi noi rivendichiamo con forza quello che Napoli merita di avere. Ecco, stiamo ancora vedendo le immagini. Allora Anna, io penso che io sto avendo già tanti messaggi e abbiamo anche qualche diretta, mi fanno segno fra un po' quando ci sono delle dirette telefoniche, però stiamo vedendo anche l'allenamento di pochi minuti fa, stiamo parlando di quasi 40 minuti fa, 45 minuti fa, questo è l'allenamento di non di rifinitura, perché poi noi a volte sbagliamo quando il giorno precedente alla partita, soprattutto in Champions League, diciamo che questa è la rifinitura, no, perché domani mattina il Napoli continuerà ad allenarsi. Non lo farà però sul manto erboso del velodrome, ma ha chiesto all'Olympique Marsiglia, una struttura attigua allo stadio. Quindi domattina comunque ci sarà la vera rifinitura, il vero ultimo allenamento. Però per quanto mi riguarda, io credo che il vero test l'abbia sostenuto stasera Gonzalo Higuaín. Anche se domani mattina Higuaín, il dottor De Nicola e Rafa Benitez decideranno tutti e tre, certo, circa l'utilizzo. Speriamo che si tratti proprio di un incontro giusto così per fare quattro chiacchiere, ma che già stasera il giocatore abbia deciso, perché si sente ormai pienamente recuperato, di scendere in campo. Poi dobbiamo fare anche chiarezza, Angelo, consentimi, sì, perché ho sentito troppe chiacchiere in questi giorni, ho sentito parlare di giallo Higuaín, ho sentito parlare di un calciatore che non si allena bene, ho sentito parlare di un calciatore che ama fare una vita abbastanza allegra con frequentazioni insomma particolari, ho sentito parlare di un
di un Higuain poco professionista. Bisogna smetterla con queste voci che non hanno fondamento. È inutile sparare nel mucchio e destabilizzare l'ambiente. Guarda caso lo fanno sempre colleghi giornalisti che non vivono la realtà napoletana. Se qualcuno ha delle notizie in merito a Higuain, circa la sua vita privata o circa il poco attaccamento alla maglia, o peggio ancora, bravo, portasse le prove a conforto di quello che dici, perché il resto sono chiacchiere che non servono a nulla, anzi peggio ancora, servono solo a destabilizzare l'ambiente. Cosa devo pensare? Che è gente che ad arte vuole creare il malumore, perché evidentemente il Napoli fa paura. Poi ci lamentiamo, quando dei giocatori, no, che stanno qui si lamentano del fatto che poi vengono fuori delle voci che magari sono anche non attinenti al calcio e allo sport. Chiaro. Ebbene, rieccoci in studio, Tommaso. Abbiamo sentito le parole di Benitez, abbiamo visto le immagini dell'allenamento che ci hanno appunto proposto da Marsiglia, quindi secondo te Higuain domani sarà in campo al primo minuto? Ma io voglio aggiungerti a quello che abbiamo visto e sentito, che io ho avuto modo di parlare ieri e l'altro ieri con Alfonso De Nicola, perché è stato ospite, è uno degli ospiti d'onore della nostra manifestazione. Anzi, che ha avuto un grande successo. Grazie. Anzi, Alfonso è stato colui che ha dato il via alla maratona ieri mattina, quindi abbiamo avuto l'onore di averlo come starter dell'iniziativa. E parlando appunto della situazione, facendo un po' delle chiacchiere, due chiacchiere chiaramente sul Napoli, mi ha detto che per lui, quello che poi aveva detto già pubblicamente, Higuain sotto il profilo medico sanitario è a posto, cioè ha recuperato completamente quello che sono stati i postumi del suo infortunio, lo ha visto anche in allenamento. Notizia di cronaca giudiziaria, una notizia in esclusiva del quotidiano diretto da Antonio Sasso, clan e politica, nuova inchiesta. Nel mirino della direzione distrettuale antimafia il consiglio regionale, scrive il Roma, si indaga per voto di scambio e concorso esterno. I PM hanno interrogato tre collaboratori di giustizia, tra i quali Peppe Misso, ex boss del Rione Sanità. E dalla cronaca giudiziaria passiamo allo sport. Foto di Benitez, domani il big match Marsiglia-Napoli, valevole per la terza giornata della Champions League. Per l'occasione Benitez convoca Higuain e punta sull'effetto Marsiglia. Il tecnico del Napoli ha battuto 4 volte i francesi. E poi, sempre sullo stesso argomento, una riflessione dell'ex rettore della Federico II, dell'Università Federico II, Guido Trombetti, che scrive sull'inesorabile legge del calcio. Andiamo avanti al centro del giornale. Si parla dei forni sequestrati dai carabinieri, pane avvelenato, sigilli a 17 forni, titola il Roma. A Napoli e in provincia è allarme nella legna da ardere, anche vernici e chiodi. E poi, accanto a questa notizia di cronaca, altra cronaca con la morte del boss Angelo Nuvoletta, ultimo padrino di Marano, specifica il Roma, che poi precisa che il boss era all'ergastolo per l'omicidio del giornalista del Mattino Giancarlo Siani. Ancora cronaca nera con nuove rivelazioni del pentito di Camorra Massimo Alberto, che parla del fratello, il boss, e di lui stesso che, definendosi stratega nelle faide di Camorra. A piede di pagina del Roma una notizia su una tragedia sul lavoro avvenuta nel porto di Napoli, dove un operaio è caduto in un tombino ed è morto. Questo era il Roma, il giornale di Napoli, inserto proprio del Roma, che punta i riflettori sulla tragedia avvenuta nel porto. Cade in una botola, muore carpentiere.
l'incidente su una porta container ancorata al molo 29 del porto perché soggetta a riparazioni. L'uomo si chiamava Vincenzo Di Matteo, aveva 60 anni, abitava a Ponticelli. La nave è stata immediatamente posta sotto sequestro dalla magistratura. E poi in sovratestata, sempre sull'inserto del Roma, una curiosa notizia di cronaca nera: gli agenti fermano un rom alla guida di una Ford che era intestata ad un uomo che aveva e che era proprietario di altre 329 auto. Pensate un po', l'operazione è stata effettuata dalla polizia municipale. E poi accanto il valzer di incarichi in questura con i nomi di tutti i nuovi dirigenti dei commissariati di polizia di Napoli e in provincia. All'interno la tabella con tutti i nomi. E poi, per chiudere con il giornale di Napoli, una notizia più leggera che riguarda l'ultimo scorcio di estate vissuto sul lungomare di Napoli a Mappatella Beach, affollata di turisti nella giornata di ieri, che ha fatto registrare temperature quasi estive. Qui vedete la fotografia in bianco e nero dei napoletani sugli scogli del lungomare. E dalla cronaca passiamo allo sport, dando uno sguardo alla Gazzetta dello Sport, che naturalmente non poteva non aprire che con la vittoria a sorpresa della Fiorentina contro la Juventus, una vittoria in rimonta, una clamorosa vittoria, come la definisce la Gazzetta dello Sport. Crolla la Juve, ora la Roma è a più 5. Che partita, esclama il quotidiano rosa. La Fiorentina sotto 0-2 dopo i primi 45 minuti, vince per 4-2. I bianconeri dominano, si legge nel sommario, per 70 minuti e vanno in gol con Tevez e Pogba. Poi cambia tutto e grazie a Rossi arriva un successo incredibile. Festa con champagne nello spogliatoio, i della Valle. Questa è una vittoria storica. Una vittoria storica contro una rivale storica della Fiorentina. Ma andiamo a vedere l'esito anche del posticipo della ottava giornata di Serie A. Posticipo che vedeva l'Inter affrontare il Torino allo Stadio Olimpico. Per l'Inter la prima volta di Toir, proprietario del club nero-azzurro. L'Inter sfiora l'impresa, Super Palacio non basta, titola la Gazzetta dello Sport. In 10 dal quinto riprende due volte il Toro, lo supera ed è raggiunta 3-3. Rabbia di Mazzarri per l'arbitraggio ultra nerazzurri, ancora cori contro Napoli dopo quelli ascoltati anche nella giornata di venerdì in occasione proprio della gara tra la Roma e il Napoli all'Olimpico. La curva sud ha intonato nuovi cori contro i napoletani. E poi toni e soci come leoni sono quarti. Il Verona rivela la sorpresa di questo campionato 2013-2014. Andiamo avanti con la Gazzetta dello Sport, che punta i riflettori anche sul Milan. Birsa titolare contro il Barça, contro il Barcellona, l'eroe della gara, il mattatore della gara tra di domenica, di sabato scorso, della gara di domenica scorso, sarà dunque schierato nuovamente titolare da Allegri. Domani in Champions a San Siro, Allegri ritorna al vecchio 4-3-3, Kakà entrerà soltanto nella ripresa. Ancora uno sguardo alla Serie A, Gila fa sorridere il Genoa, Catania arriva a De Canio
esonerato quindi l'allenatore Maran, Lazio, Petkovic a rischio dopo l'ennesima sconfitta dei biancocelesti. E diamo uno sguardo anche ai risultati e alle classifiche dopo l'ottava giornata di campionato. Ottava giornata di campionato che ha visto l'Atalanta battere la Lazio 2-1, il Cagliari battere il Catania con lo stesso risultato, Fiorentina-Juventus 4-2, Genoa-Chievo 2-1, Livorno-Sampdoria 1-2, Milan-Udinese 1-0, Roma-Napoli 2-0, Sassuolo-Bologna 2-1, ha vinto quindi il Sassuolo nel derby, Torino-Inter 3-3, Verona-Parma 3-2. La classifica: Roma al comando a 24 punti, staccati di 5 il Napoli a quota 19, secondo la Juventus a quota 19, terza il Verona a 16, quarto e l'Inter e la Fiorentina rispettivamente quinto e sesta con 15 punti all'attivo. E dalle prime pagine passiamo alle pagine della cronaca interne, iniziando come al solito dalla prima pagina di cronaca del Mattino, che in apertura propone un titolo su Bagnoli che secondo i PM va bonificata. Ecco il titolo: sommario a 7 mesi dal sequestro, lettera a governo, comune e regione, lettera in cui si chiede di superare lo stallo in cui versa l'operazione di bonifica del quartiere alla periferia occidentale di Napoli. Per gli inquirenti i sigilli non devono essere un alibi, la riqualificazione dell'area industriale deve avanzare. Sempre sulla prima pagina di cronaca del Mattino, di spalla si parla del ritorno di Bassolino, che ha annunciato una sua possibile ricandidatura alla guida del Comune di Napoli. Bassolino spacca, il ritorno alla politica divide città e partito. Ritorno in campo di Bassolino dunque, e al centro della prima pagina di cronaca del Mattino la notizia dei panifici illegali scoperti dai carabinieri. Eccoli qui nella fotografia. Titolo: scatta il sequestro dei forni al veleno, li definisce il Mattino, gli abusivi fatturano ben mezzo miliardo. E andiamo a leggere anche il richiamo ai servizi interni di questo argomento, che sicuramente catalizza l'opinione di tanti napoletani. Il pane è un alimento immancabile sulle nostre tavole. Siamo orgogliosi dell'opera dei carabinieri. Mimmo Filosa, presidente dell'Unipan, l'associazione dei panificatori che da anni si batte, anche a costo di attentati subiti dai propri associati, contro l'abusivismo nel settore della panificazione. Mimmo Filosa non nasconde la sua soddisfazione. Ogni pezzo di pane illegale sequestrato è prima di tutto un pericolo in meno per la salute dei consumatori, e ha ragione, perché il pane abusivo è prodotto spesso all'ombra dei clan della camorra. Nei 17 forni illegali scoperti dai carabinieri tra Napoli e provincia, è impastato questo pane con lo scarto delle farine, cotto con legna di risulta e quindi trattata con vernici e solventi, spiega il Mattino nel suo servizio. All'interno c'è poi l'aspetto economico che danneggia le aziende legali. 1300 tra Napoli e provincia, che fanno i conti ogni giorno con 1500 forni clandestini. I forni clandestini superano dunque, nei numeri svelati dal Mattino, i forni legali, che totalizzano, i forni clandestini totalizzano guadagni per mezzo miliardo di euro all'anno, naturalmente senza tasse, sfruttando manodopera al nero. In qualche caso, come quello del forno sequestrato ieri nel rione Sanità, il pane veniva venduto anche a ristoranti e salumerie. Non si è tranquilli nemmeno quando si va nella piccola bottega. E poi si parla di strade killer sul quotidiano Il Mattino. Ottobre nero, una sorta di bilancio degli incidenti accaduti sulle strade, e record
di pedoni uccisi. Allarme della Polizia Municipale, il trend è in crescita. Le vittime soprattutto anziane, precisa il Mattino, in un anno sono aumentati anche i decessi e i feriti gravi. E poi ancora cronaca con la tragedia avvenuta nel porto, dove un operaio è precipitato nella stiva di una nave ed è morto. L'operaio, ricorda il Mattino, era di Ponticelli. Ancora cronaca con la pagina 9 del Mattino, dove si parla della morte di Angelo Nuvoletta, l'ultimo padrino di Marano, boss di Camorra. Malato di cancro, era nel carcere di Parma, doveva scontare l'ergastolo per l'omicidio di Giancarlo Siani. Leggiamo il sommario. Il capo dei capi della malavita, latitante per quasi 20 anni, holding in affari con la mafia. E poi a Capitoletti un breve profilo del boss di Marano, morto nel carcere di Parma. Era all'ergastolo, appunto, ricorda il Mattino, mentre potete vedere nella fotografia il boss Nuvoletta, doveva scontare la pena quale mandante dell'omicidio del giornalista Siani. E ancora le rivelazioni, Buscetta parlò dei fratelli di Marano a Giovanni Falcone, che già nell'84 accusò di associazione mafiosa Lorenzo Nuvoletta. I cavalli, si prosegue nel profilo del boss di Marano, appoggio Vallesana, località di Marano, il clan aveva allestito un maneggio, la famiglia ha da sempre affari e passione per i puro sangue. E poi ancora il tesoro, negli ultimi 20 anni sono stati sequestrati e confiscati molti beni al clan, market, suoli, immobili e società per milioni e milioni di euro. E infine il ricordo del giornalista Siani. Da Marano partì l'ordine di uccidere Giancarlo Siani, ipotizzò il tradimento dei Nuvoletta il giornalista a Valentino Giunta, che fu preso appoggio Valle Sana. Poi, sempre nella stessa pagina del Mattino, si parla dell'attesa nella città di Marano per i funerali, sui quali dovrà decidere il prefetto. Carabinieri e polizia sono comunque pronti a isolare la roccaforte della famiglia Nuvoletta a Marano. Poi al centro della pagina un'intervista al PM D'Alterio, che Nuvoletta evidentemente lo conosceva bene. D'Alterio, ferocia criminale con grande capacità affaristica, e questo il ritratto che il pubblico ministero fa del boss nella sua intervista. Nel sommario prosegue, la cosca come impresa era stratega di appalti e grosse speculazioni edilizie. E anche il giornale di Napoli punta i riflettori su questa notizia, secco il titolo dell'inserto del Roma, deceduto il boss Angelo Nuvoletta, il padrino di Marano, era detenuto dal 17 maggio 2001 dopo essere stato catturato al termine di ben 17 anni di latitanza. Era al 41 bis nel carcere di Spoleto, il Mattino riporta di Parma, è morto nell'ospedale di Parma, ma era in carcere a Spoleto, lo chiarisce il giornale di Napoli. Poi il trasferimento all'ospedale di Parma, le esegue si terranno nella sua città, ma come abbiamo visto prima sul Mattino, sui funerali deve decidere il prefetto per questioni di ordine pubblico. In sovratestata il giornale di Napoli ricorda poi che Nuvoletta era stato condannato anche per l'omicidio di Siani, anche se l'ultimi retroscena porterebbero
a Forcella. Era considerato il mandante dell'assassinio del cronista del Mattino. L'inchiesta è stata riaperta, l'inchiesta sulla morte di Siani è stata riaperta dopo le rivelazioni del boss Cavalcanti, e proprio di Siani si parla a pagina 38 del quotidiano di via Chiatamone Il Mattino. Un tour nei musei italiani per la Meari di Giancarlo, l'auto di Giancarlo Siani, la vedete qui, quest'auto verde guidata da Roberto Saviano, che è diventato il simbolo della lotta alla camorra, dell'impegno sociale della lotta alla camorra, e soprattutto e anche direi della libertà di informazione. Ed è proprio una società, un'associazione, scusate, che si propone di tutelare la libertà di informazione. L'articolo a corredo di questo servizio, articolo firmato da Alberto Spampinato, presidente dell'associazione Ossigeno per l'informazione. Spampinato nel suo intervento propone appunto un tour nei musei italiani per l'auto di Siani, non solo Napoli dunque, questo simbolo adesso diventi itinerante, è la proposta di Spampinato. E passiamo alla politica per parlare della imminente discesa in campo di Bassolino, che ricordiamo ha annunciato una sua probabile possibile candidatura a sindaco di Napoli. Su questa mossa di Bassolino scrive Il Mattino: la città è divisa, reazioni bipartisan, è un candidato vincente ma per Napoli non sarebbe un bene. E Il Mattino nella stessa pagina ripropone i risultati di una indagine, di un sondaggio realizzato per Il Mattino dalla IPR. È stato chiesto a un campione di napoletani chi preferirebbero come sindaco di Napoli. Qui sono riassunte in questo grafico le risposte. Il 45% dei napoletani propone Roberto Saviano, lo scrittore, il 40% dei napoletani propone il presidente della società sportiva Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis, il 35% degli intervistati vedrebbe bene Caldoro, attuale governatore della Campania alla guida di Palazzo San Giacomo, il 34% afferma che De Magistris potrebbe governare ancora, dovrebbe ancora governare nella prossima consiliatura, il 25% propende per Alessandra Mussolini, il 23% per Lettieri, il 20% per l'ex presidente di Confindustria Antonio D'Amato, il 19% per l'ex ministro delle pari opportunità, la salernitana Mara Carfagna, il 18% per il re delle cravatte Maurizio Marinella, 17% Mirella Barracco, presidentessa della Fondazione Napoli 99, il 14% Guido Trombetti, ex rettore della Federico II, e poi Andrea Cozzolino col 12%, ex leader regionale del Partito Democratico. Solo l'11% vedrebbe bene Bassolino alla guida del comune. Per finire, il 10% chiede la candidatura di Marelli, rettore della Federico II, l'8% del professore Sergio D'Angelo. E passiamo avanti con le reazioni, due interviste del Mattino sul tema del ritorno di Bassolino. Una è a Cennamo, ex parlamentare del PD, serve rinnovamento, basta con le correnti, Cennamo lo afferma, ma non si spazzi via tutto il passato, aggiunge poi. E accanto un'intervista a Marciano, sempre del PD, che afferma non mettere in soffitta esperienze importanti e propone una riconciliazione tra il partito e la società civile. Commento al ritorno di Bassolino anche di Cuperlo.
il candidato alla segreteria nazionale ieri al cinema Filangieri, che afferma: l'ex governatore in campo è una buona notizia. Ieri Cooper lo ha incontrato al cinema Filangieri proprio Bassolino e i suoi sostenitori. Continuiamo con la cronaca per parlare dei panifici abusivi scoperti dai carabinieri, e lo facciamo con le pagine di cronaca interna del Mattino. Farina, chiodi e vernici, pane cotto con i veleni, sequestrati 17 forni, alla sanità scoperto il deposito del pane fuori legge, raffica di denunce. La Coldiretti, leggiamo il sommario. Di Coldiretti fa una denuncia sicuramente preoccupante: la crisi sta facendo crescere le frodi alimentari, afferma l'associazione di categoria. E sempre nella stessa pagina il Mattino punta i riflettori su Marano. Marano, la città blindata per i funerali del padrino, titola il Mattino. Attesa per le disposizioni sugli orari della cerimonia prevista a Poggio Vallesana. Le tensioni, il territorio conteso da nuovi gruppi, l'assedio delle bande del cartello di Secondigliano, che adesso si spartiscono la zona prima controllata dai Nuvoletta. E poi passiamo a Bagnoli, la bonifica di Bagnoli. Il PM al governo, titola il quotidiano di via Chiatamone, ora la bonifica. Dopo il sequestro della primavera scorsa, nuova mossa della procura per il sito di interesse nazionale. Cosa chiedono i PM? Chiedono di superare lo stallo dopo il sequestro. Un CD con gli atti giudiziari è stato spedito anche a Comune e in Regione. Andiamo avanti. L'allarme della procura è giustificato anche dal fatto che per i suoli di Bagnoli c'è il rischio di un pignoramento. Bagnoli Futura spiega infatti nel sommario il Mattino: deve alla Cassa Depositi e Prestiti ben 60 milioni di euro. Possibile la cessione dei terreni e la mobilità per 35 dipendenti della società impegnata da tanti anni nella bonifica di Bagnoli. E da Bagnoli alle strade killer, di cui abbiamo parlato nella prima pagina di cronaca del quotidiano di via Chiatamone. Strade killer, record di pedoni investiti e uccisi. Aumentano i conducenti positivi al narcotest, 200% in più in un anno. Quindi tantissime le persone che si mettono alla guida delle auto dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Accanto un grafico interessante con le cifre della strage, vediamone almeno alcune. Gli incidenti mortali sono stati il 10,6% in più rispetto al 2013. I dati sono relativi, riguardano il periodo dal 1 gennaio al 15 ottobre di quest'anno. Feriti con prognosi riservata quest'anno più 5,1% rispetto all'anno scorso. Quindi una vera e propria strage sulle nostre strade. E adesso una buona notizia perché Napoli si conferma una tappa importante per le crociere. L'anno delle crociere, vetrina Napoli, il titolo del Mattino, che poi spiega: le compagnie presentano i programmi per la nuova stagione, e in questi programmi il capoluogo campano è protagonista. Lo scalo resta strategico, ma gli operatori chiedono maggiori servizi, afferma
conferma il mattino. Poi andiamo alla cronaca giudiziaria, per commentare questo scoop del Roma. Camorra in regione, c'è un'inchiesta, rivela il quotidiano diretto da Antonio Sasso nell'articolo di Fabio Postiglione. Ascoltati tre collaboratori di giustizia, tra i quali l'ex padrino del Rione Sanità Giuseppe Misso, detto Nasone. La direzione distrettuale antimafia sta indagando per i reati di concorso esterno e voto di scambio, afferma il Roma. Al vaglio ci sarebbero anche le dichiarazioni di un uomo del clan Mallardo di Giuliano. Tommaso Frongillo ha raccontato degli affari dei colletti bianchi. E poi il Roma propone alcuni stralci delle rivelazioni dell'ex boss di Napoli Giuseppe Misso, che spiega come faceva a eleggere i politici. Ero favorito negli appalti e cercavo un contatto col governo, afferma Giuseppe Misso nelle sue dichiarazioni rese ai PM come collaboratori di giustizia. E dalla cronaca passiamo allo sport. Domani, lo ricordiamo, il big match tra il Marsiglia e il Napoli al Velodrome, a Marsiglia dunque trasferta, terza giornata di Champions League il Napoli affronto. In Europa titola invece sullo stesso argomento il Mattino, che propone in prima pagina una fotografia di Hamsik esultante dopo un gol, forse nella speranza che lo slovacco possa tornare ad essere protagonista con la maglia azzurra dopo le ultime due o tre partite non proprio giocate al top. E poi Maradona, lo scudetto, gli azzurri sono pronti, secondo il Pibe de Oro, che ieri è andato da Fabio Fazio alla trasmissione Che tempo che fa, e ha detto, ancora una volta ha ribadito, che vorrebbe allenare il Napoli, aggiungendo che però De Laurentiis non vuole. Poi su Higuain il Pibe de Oro afferma, deve andare in campo soltanto se sta bene. Napoli in Champions, dilemma Higuain per Benitez, dice il Mattino stamattina. La partenza per Marsiglia degli azzurri in pomeriggio, la rifinitura. Benitez deve decidere sull'impiego iniziale dell'argentino. Argentino che, come spiega nel sommario il quotidiano di Via Chiatamone, non è ancora al meglio della condizione dopo lo stop per infortunio, un problema ai flessori per Higuain, una vecchia ferita che è tornata a procurargli dolore alla gamba. Poi ancora caccia al colpo nell'Europa dei Big, ultima gioia a Villarreal, dove il Napoli vinse 2-0 conquistando nella stagione 2011-2012 l'accesso agli ottavi di finale della competizione più prestigiosa d'Europa. L'anno scorso in Europa League un rigore di Cavani fu decisivo per il successo sulla ex Stoccolma, e questa è l'ultima vittoria invece in Europa League della squadra azzurra. Il Reamsic a Villarreal firmarono la vittoria in Spagna, che regalò appunto, come abbiamo detto, gli ottavi di finale. Poi Maradona, riflettori puntati sul campione argentino, che in questi giorni ha fatto parlare molto di sé con le sue dichiarazioni. Il Pipita in campo solo se ok, gli azzurri quest'anno sono da scudetto, afferma il Pibe de Oro. E poi Diego rilancia il suo sogno di guidare il Napoli, sarebbe una giusta ricompensa per quanto ho dato, ha dichiarato Maradona a Fabio Fazio. Poi ancora è un grande giocatore su Insigne, poi ancora su Insigne è un grande giovane giocatore, ma deve crescere molto per diventare un vero campione, afferma il Pibe de Oro. E poi delle notizie, delle pillole in sovratestata, niente Marsiglia, il patron mercoledì in Italia, l'Italia Under 17 di Romano e Tutino vince i mondiali e passa il turno contro il Torino, prima partita dell'anno al San Paolo, all'ora di pranzo sarà domenica, quindi alle 12:30. Ancora sport, puntiamo i riflettori sul fronte opposto, quello francese, Marsiglia, una partenza da brividi, ma siamo pronti per gli azzurri, fanno sapere dalla città francese, l'allenatore Bopp, questa è la partita giusta per
rilanciarci. I francesi KO con il Nizza sono attualmente quinti in campionato, ma lontani dalla vetta. Ricordiamo che il Marsiglia nelle prime due giornate di campionato ha subito due sconfitte e si trova a 0 punti, ultimo nel girone F di Champions League. E poi a pagina 25 un'intervista a un doppio ex sulla partita di domani. Il doppio ex è Bogossian, molti lo ricorderanno, il quale consiglia al Napoli di attaccare l'Olympique Marsiglia sulle fasce. Parla l'ex centrocampista del Marsiglia e del Napoli. Per i partenopei non sarà affatto un match facile, il tifo sugli spalti sarà infernale, preannuncia Bogossian, il quale afferma che la partita vedrà molti gol perché entrambe devono vincere. Bogossian fa anche un pronostico, per lui Napoli-Marsiglia finirà 2-2. E passiamo al Roma, alla prima pagina del Roma, che titola Rafa punta sull'effetto Marsiglia, 4 successi e una sola sconfitta per Benitez contro la prossima avversaria del Napoli in Champions. Domani naturalmente serve un'altra vittoria per poter continuare a pensare di passare, di qualificarsi agli ottavi di finale della competizione. Poi il Roma annuncia che stamani gli azzurri partono per la Francia e che Brito e Zuniga sono indisponibili per infortunio. Poi stasera in serata la rifinitura al Velodrome di Marsiglia, stadio che si preannuncia gremito dai tifosi di casa. E poi ancora Roma, Higuain, titola il quotidiano diretto da Antonio Sasso, vuole scacciare la paura dopo aver chiesto a Benitez di non schierarlo contro la Roma. Pare che Higuain sia pronto per scendere in campo e recitare una parte da protagonista. Benitez vuole rilanciarlo proprio domani. Leggiamo il sommario. L'argentino si porta dietro un fastidio che non lo fa stare tranquillo, perché spaventato dal rischio infortunio nell'anno del mondiale. Senza la giusta serenità, il tecnico ha preferito risparmiarlo, ma ora l'attaccante è clinicamente guarito ed è pronto a giocare in Champions. Il Roma punta i riflettori anche sull'intervista di Maradona a Rai 3. Io al Napoli dopo Benitez, De Laurentiis non mi vuole, afferma Maradona, intervistato a Che Tempo Che Fa. Maradona si dice convinto del no del presidente per un suo futuro in panchina. E poi un'ipotesi di formazione in questa spalletta del Roma, che pronostica una staffetta sulla fascia sinistra tra Armero e Mesto. Il colombiano, secondo il Roma, dovrebbe tornare a recitare la parte da titolare nella partita contro il Marsiglia. Velocemente, perché siamo in chiusura, diamo uno sguardo a quello che è avvenuto in Serie B, dove il fenomeno Avellino vince ancora e adesso